Avete sentito prima nella nota biografica che Marco Mazzaglia si è occupato anche, tra le altre cose, ma soprattutto di videogiochi. E non vorrei che vi rimanesse un'impressione come di una cosa frivola. Non si è occupato di una cosa frivola, si è occupato di una cosa molto importante, perché dalle tecnologie dei videogiochi sono uscite molte cose importanti per la nostra vita quotidiana, e in particolare il videogioco è un'interfaccia, è qualcosa che ci mette in contatto con una macchina estremamente sofisticata, un computer, in qualche caso un computer che utilizza anche intelligenza artificiale, ma ve lo fa fare in un ambiente protetto, e questo diventa una cosa che dà moltissimi vantaggi. Pensavo ai simulatori di volo. I piloti imparano a volare in simulatori prima di usare l'aereo vero e di prendere lezioni su quell'aereo vero. E il simulatore è in realtà qualche cosa che il pilota vive come se fosse il vero aereo, però. Tant'è vero che chi si addestra sui simulatori di volo dei caccia, quando cade in battaglia nel simulatore, esce da questo simulatore sudato e terrorizzato come se fosse caduto davvero. Quindi le interfacce sono estremamente importanti. E io vorrei che Marco Mazzaglia cominciasse proprio di qui. Intanto è vero, si può dire che i simulatori di volo sono una specie di videogioco professionale? Ma direi di sì, però prima di tutto proviamo a vedere il videogioco con un altro punto di vista, perché forse soprattutto qua in Italia, un po' per il percorso culturale che abbiamo, il fatto che ci sia la parola gioco in mezzo può creare un po' di fastidio, no? Perché allora, se è un gioco, lo associo ai bambini, i bambini mentre giocano imparano, ricordiamolo. Cioè il lavoro dei bambini è quello di giocare. C'è un magnifico libro di Huizinga che è intitolato Homo Ludens. Che vi racconta come il gioco sia alla base di qualsiasi attività culturale. Quindi l'uomo non sarebbe, che è animale culturale per eccellenza, non sarebbe uomo se non giocasse. Infatti, che cosa capita nel videogioco? Io propongo una esperienza al giocatore. Io come programmatore do a questo giocatore degli strumenti per viaggiare nel mio mondo, e poi gli offro una sfida, un obiettivo, oppure semplicemente quello che poi è all'interno dei simulatori, un banco di prova per capire come fare pilota. Non è che questa idea dei simulatori sia arrivata solo dai videogiochi. Il primo simulatore di volo è del 1930, ma non perché nel 1930 ci fossero i videogiochi, ma perché nel 1930, con ormai la teoria del volo più o meno consolidata, però la pratica doveva essere comunque fatta prima a terra. Allora, se andate a cercare su internet, vedrete questo aggeggio collegato con un tot di pistoni di cose che simulava un viaggio. Ma quello che il videogioco secondo me fa è quello proprio di riuscire a farti entrare in una dimensione in cui vivere questa esperienza in modo completo. Vi racconto un aneddoto un po' particolare. Era una sera come ieri sera, quindi una sera piovosa, con il famoso pavé umido. Io ero da qualche mese che stavo giocando a un gioco di rally, quindi io ho fatto dei giochi di rally, in quel caso stavo giocando un altro gioco della concorrenza per capire come funzionava. Nel senso che li programmavi? Sì, io ho sviluppato con Milestone tutto quello che può essere la proprietà intellettuale di Superbike, MotoGP, il campionato WRC, e quindi i rally, queste macchine che correvano su percorsi sterrati o insomma montagne. A un certo punto io torno a casa con la mia automobile e sbando, nel senso che la ruota scivola, come può succedere quando... Hai perso aderenza. Ho perso aderenza. Automaticamente mi sono ritrovato a fare in modo naturale il movimento che io automaticamente facevo con il mio volante o con il mio joypad durante le mie partite. La cosa che mi ha costantemente impressionato, perché comunque io ci lavoro, faccio
cioè li penso dal punto di vista tecnologico, e che in quel momento lì, quando l'esperienza virtuale è diventata reale, io mi sono comportato esattamente come mi sono comportato nel gioco, non sono uscito di strada, ma l'ho fatto in modo assolutamente tranquillo. Solo dopo qualche secondo, dopo aver ripreso la strada senza nessun problema, ho pensato che sarebbe potuto succedere decisamente qualcosa di peggio, e allora mi è salita la paura. E questo tipo di coinvolgimento, che ci è vicino molto per quanto riguarda un qualcosa che immaginiamo molto vicino, la guida di una macchina, una partita di calcio, in verità il videogioco, siccome ha comunque sempre al centro la persona, lo trasmette anche in altri ambiti, in ambiti più profondi, nel fatto di mettersi ad esempio, come sta facendo un gioco che si chiama il Blade, nei panni di una persona malata di schizofrenia, e quindi riuscire a capire cosa voglia dire avere questa patologia, perché molto spesso uno lo vede, commenta, magari ci fa anche dei ragionamenti sopra, ma fino a quando tu non sei nei panni della persona non riuscirai mai a capire. Allora un testo, un film ti avvicinano e ti danno delle telecamere messe in un certo modo. Il videogioco ti rende protagonista di questo e ti fa capire, siccome sei tu lo scrittore di quello che, dell'esperienza che stai vivendo, che cosa voglia dire un determinato tipo di messaggio, un determinato tipo di condizione. Questo è uno veramente dei modi di comunicare del videogioco, che, un po' come diceva Roberto, viene molto spesso analizzato in modo molto superficiale per l'intelligenza artificiale e anche per il videogioco, perché non si riesce, molto spesso si danno per scontate molte cose, non si conosce tutta la potenzialità dello strumento. E allora ecco perché è importante, secondo me, fare un po' di esperienza e capire che alla fine tutto quello che ci può dire il videogioco ci circonda, non solo nell'esperienza ludica stessa, ma anche nella nostra vita. A proposito di questo, vi faccio vedere una cosa un po' particolare. Allora, ma che è successa una decina di anni fa? E cioè, vediamo un po' se qualcuno di voi riconosce questa cosa. Che cos'è questa? La PlayStation 3. Perfetto. Abbiamo una sala preparata. Siamo negli anni 2005-2006, cioè 12-13 anni fa. Esce la PlayStation portatile ed esce la PlayStation 3. Che cosa succede? Sony ha questa necessità non solo più di veicolare il fatto videogioco, ma avere un dispositivo, sia come nella versione portatile sia nella versione casalinga, che dice altre cose. Può far sentire musica, può far vedere DVD o Blu-ray, un sacco di contenuti. Come organizzare l'interfaccia in modo agevole affinché questi contenuti vengano consumati in modo agevole? Perché la PlayStation deve essere per tutti. Allora, giusto per capire come funziona, io ho questa Cross Media Bar che ha una serie di elementi superiori del menu e vado avanti, li posso scegliere, poi se vado in profondità riesco ad andare in uno stesso contesto del menu e ad avere diverse opzioni relative a quella voce di menu. Perfetto, fantastico. Che cosa è successo? Sony ha avuto questo lampo di genio, diciamo, di dire perché questo tipo di esperienza che io ho pensato per i miei dispositivi ludici, in verità non costituisca un'esperienza a 360 gradi. Nel 2008-2009 escono i televisori Bravia e questo stesso tipo di esperienza viene riportato non per i fan, per i videogiocatori, ma per tutti. Cioè, qualsiasi persona avesse necessità e voglia di usare i contenuti alternativi del televisore, che cominceranno a diventare smart TV e tutto quanto, mutuava un'esperienza di questo tipo, la prendeva e la faceva sua. C'è tutto un discorso di esperienza che continua
e quindi parti dal videogioco e arrivi anche al televisore a usarlo nello stesso modo. Però è interessante. Il primo campo in cui un'azienda come Sony ha voluto provare una distribuzione diversa di contenuti è stato quello del videogioco. E non stiamo parlando di meccaniche di gameplay o cose del genere. Utilizzo di un televisore che deve essere appunto per tutti, dai 5, facciamo finta che non si usi il televisore a un'età un po' più, da un bambino un pochettino più cresciuto, fino ai 99 più. Quindi questo è un esempio significativo, certamente, di come il videogioco riesce a dare qualche collegamento con il mondo molto più concreto di quello che è un'esperienza ludica che va dal fare la partita a calcio o immaginarsi in un mondo di combattimenti. Sì, quindi abbiamo capito che c'è appunto un coinvolgimento che riguarda tutti gli aspetti della vita. A partire dal videogioco, almeno potenzialmente, questo è possibile. Ma i videogiochi, quindi, oltre a questo aspetto, che è il più importante, hanno anche in qualche modo dato dei contributi allo sviluppo di hardware e di software particolarmente sofisticati che poi hanno avuto applicazioni diverse? Assolutamente sì. La cosa bella di quando una persona lavora nel mondo dei videogiochi è che in qualche modo hai l'opportunità di lavorare sempre con le ultime tecnologie, che sono quelle relative ai videogiochi, ma neanche tanto. C'è facile pensare che sia interessante poter lavorare con le ultime schede grafiche, gli ultimi processori, gli ultimi dispositivi di input, allora non so, sedie con pistoni che simulano le asperità del terreno o qualsiasi altra cosa. Ma forse c'è ancora una lettura particolare che il mondo dei videogiochi ha dato e che ha contribuito a quello che può essere la vita di tutti i giorni o la vita fuori dal contesto videogioco. Se proviamo a pensare a una cosa come questa, voi lo riconoscete? È il Kinect. Il Kinect è una telecamera, queste sono a sinistra, avete la prima versione che uscì al prezzo di 150 euro nel 2010 e poi la seconda uscita nel 2013. Perché ci interessa il Kinect? Kinect è un dispositivo che nasce in verità dall'idea di un'azienda israeliana e forniva all'utente la possibilità di essere tracciato e di tracciare facilmente dei movimenti. Che cosa è successo? Microsoft impacchetta questa interfaccia, questo hardware come dispositivo ludico e lo fa pagare appunto una cifra accessibile a tutti. Cioè il fatto che questo tipo di dispositivi fossero prodotti in milioni di esemplari ha permesso di rendere una tecnologia che prima era relegata nei laboratori di ricerca, in ambito militare, l'ha resa disponibile a tutti per fare cose diverse in contesti differenti. E cioè, perché non immaginiamo di usare, come è successo, questa telecamera in ambito salute e permettere, ad esempio, la somministrazione a casa di esercizi di riabilitazione che viene tracciata e viene valutata in funzione di tutto quello che la telecamera traccia. Oppure, come è successo appunto nella parte artistica, perché non pensare di creare modelli 3D con questi sistemi, tra virgolette, casalinghi, ma che alla fine danno degli ottimi risultati, semplicemente usando più telecamere che inquadrano l'oggetto in tutte o la persona in tutte le sue parti e quindi ti permettono di ottenere un risultato che 5 anni prima dell'uscita del Kinect era impossibile ottenere. Quindi il fatto, stessi discorsi possono essere fatti con i comandi Wiimote di Nintendo o con la Balance Board o adesso con quello che è la realtà virtuale, che è ancora un poco accessibile, nel senso che io posso portare un sistema di realtà virtuale
in casa, ma il prezzo è ancora un pochettino più, un po' più difficile da, insomma, abbattere come, come ostacolo. Anche se ad esempio la parte di Sony effettivamente comincia già a presentare un discorso anche di accessibilità da questo punto di vista. Quindi non solo si tratta di poter usare l'ultima tecnologia, ma rendere accessibili al pubblico anche tecnologie che prima avevano un costo decisamente alto e poter dare alle persone l'opportunità di usare la creatività per dare senso e dare nuovo significato a queste tecnologie. Perché un conto è avere il processore potente, avere uno strumento che ha un sacco di sensori, ma se poi non so cosa fargli fare, lo metto come un fantastico vaso cinese antico, ma sta sul mio centrotavola. Ecco, mi sembra di capire che c'è un enorme business intorno a tutto questo. Ci sono soldi che girano e posti di lavoro. I videogiochi, da questo punto di vista, ci puoi dire che cosa rappresentano nell'economia? Assolutamente sì, perché io naturalmente ho cominciato a lavorare nei videogiochi un po' tardi, a 34 anni, adesso ne ho 45 e immaginavo, conoscevo tutto quello che poteva ruotare a livello economico intorno ai videogiochi. Quando ho dovuto scoprirlo bene e studiarlo bene, perché per lavoro lo devi fare, allora ho scoperto una cosa incredibile, e cioè che l'industria dei videogiochi, l'industria creativa, che al momento ha come fatturato complessivo mondiale 152 miliardi di dollari, non milioni, miliardi. Secondo voi il mondo della musica quanti più o meno miliardi di dollari fa all'anno? Incluso Spotify, dai gruppi delle etichette indie ai più grandi cantanti. Ok, adesso vi dico quanto fa. Per il 2019 il mondo della musica ha come previsione di incasso 20,4 miliardi di dollari. Il mondo dei film ne ha 43. Ora, questo ci aiuta a capire che siamo di fronte a un qualcosa che non solo ci fa divertire, ma a qualcosa che sposta tantissimi soldi, che crea dei posti di lavoro, secondo me, molto interessanti, perché lavorare nel mondo dei videogiochi ti chiede di mettere insieme tecnologia e creatività, perché altrimenti non vai avanti, ma ci mette anche in un mood di responsabilità, perché esattamente come Roberto Cingolani ci diceva, è necessario che tutta questa tecnologia venga usata per il bene, venga usata in modo positivo. Ci sono assolutamente un sacco di esempi positivi, ma c'è anche il potenziale esempio di utilizzo negativo di uno strumento esperienziale come quello del videogioco. E quindi, il fatto di avere uno spostamento e una cifra che si muove in modo così potente, ci può responsabilizzare in quello che può essere il nostro processo di conoscenza, nel capire quali sono i meccanismi che muovono me stesso a scegliere un gioco o sceglierne un altro. Decidere di prendere qualcosa di un gioco a titolo gratuito o qualcosa, ad esempio, di un titolo a pagamento completo che però poi non ti chiede nient'altro. Perché, come esattamente ci diceva Roberto, il fatto che un titolo sia gratuito ha un sommerso di inquinamento che si causa, il fatto che sono io il dato, sono io il valore con le mie prestazioni di gioco che vado a portare in cambio del divertimento.
Quindi non ci sono panini gratis, insomma, mai. Non c'è, i gratis probabilmente esiste solo, ma non so, sì, il gratis esiste sotto altre condizioni, diciamo. Però è molto interessante perché appunto in questa divisione quello, la parte più preponderante è quella dell'ambito del gioco mobile. Il fatto che abbiamo un dispositivo potente, non come il nostro cervello, ma potente, e che però ci offre in ogni dove l'esperienza di gioco. E questa sarà anche una esperienza che continuerà in modo diverso anche con l'introduzione dei nuovi metodi di connessione, il 5G. Quello che chiedono gli operatori sul 5G è: diteci qualcosa, inventatevi qualcosa per dare usarlo, senso a questa connettività locale, però dappertutto, perché è un po' questo il trade-off del 5G. Io sono in qualunque posto, però sono in rete locale. È come se fossi, ho una velocità, come se il computer a cui mi sto collegando ce l'avessi lì. Abbiamo visto che il mercato della musica, il mercato dei film messi insieme non fanno nemmeno la metà del mercato dei videogiochi. Ma dal punto di vista dei posti di lavoro, quale opportunità può offrire, per esempio, a chi ci sta seguendo? I posti di lavoro sono assolutamente diversi. Cioè, quando ero piccolo, se qualcuno mi avesse chiesto a 8 anni che cosa vuoi fare di lavoro, io avrei risposto il game designer. E allora il game designer era quello che programmava il gioco, faceva l'art, la grafica, faceva il sonoro. Ora, con la complessità e le possibilità hardware che sono aumentate, i team che sviluppano videogiochi non sono solo verticali con gente che programma, ma si avvalgono non solo di figure tecnologiche, ma anche di figure, chiamiamole così, umanistiche, di psicologi, persone che analizzano dei dati, psicologi che guardano come le persone giocano per riuscire a capire se il messaggio è riuscito a passare, esperti di storia. La cura storica del titolo che vi ho raccontato sulla schizofrenia, che è ambientato in Scozia durante l'invasione dei vichinghi, è stato curato da degli storici, da delle persone dell'Università di Cambridge che, laureati in storia e con questa conoscenza, hanno messo in evidenza che cosa fosse necessario inserire nel gioco, rendendolo, diciamo, significativo, non inserendo degli errori di struttura. Anche qui, quindi, per gli umanisti presenti o gli aspiranti laureati in lettere o in filosofia, vedete che c'è opportunità di lavoro anche in questo. E l'ultima cosa, non sono solo i ragazzi che giocano, ma anche le donne. Quindi non pensate che il lavoro relativo al mondo dei videogiochi sia un'esclusiva maschile, ma e sta crescendo sempre di più e sta diventando anche un discorso, un ambiente di lavoro aperto per le donne. Bene, adesso io direi passiamo in rivista un po' rapidamente le opportunità invece già in essere della intelligenza artificiale. Molte le stiamo già usando, per esempio il riconoscimento del parlato che viene immediatamente trasformato in un testo digitale, in un Word, per esempio, è una cosa ormai comune. Possiamo dire che questa è una forma di intelligenza artificiale? Assolutamente sì, anche perché dal punto di vista tecnologico quello che ha fatto un po' cambiare marcia all'intelligenza artificiale è stato un cambiamento di hardware. E cioè il fatto che io prima ipotizzassi i processori come una singola CPU che ragionava con una altissima velocità, ma ragionava un pensiero alla volta, cambiando radicalmente il paradigma, cioè cominciando a pensare i processori come più cervelli che potevano elaborare in parallelo più informazioni, allora questo mi ha permesso di arrivare ad avere delle tecnologie che allora erano teoriche, in verità applicate alla vita di tutti i giorni.
Poi certamente sono tecnologie in evoluzione. Voi provate, ad esempio, usate un agente vocale all'interno di uno dei vostri dispositivi che possono essere di qualsiasi produttore. Provate a dare a fare una playlist, ad esempio, su agganciando all'agente vocale il vostro player, che sia Spotify, quello che volete, e poi cercate magari con un nome un po' particolare. L'agente, prima che riesca a capire, qualche volta non capisce qualcosa che va fuori il proprio protocollo. Quindi questo mette magari già in evidenza qualche limite dell'agente vocale, ma la tecnologia che è consolidata fino adesso, e cioè quella di dire di poter con la voce o comandare dei dispositivi nella propria casa usando un protocollo ben definito, certo, oppure dire vammi a prendere l'album puntuale e fammi ascoltare questa canzone, era qualcosa veramente che prima non si poteva... Facciamo un esperimento per vedere quanto è penetrata ormai questa tecnologia. Chi di voi usa Siri, per esempio, parla al telefono con Siri? Molte mani si stanno alzando da quella parte, da qua un po' meno, quindi non è ancora tanto diffusa. Cortana, chi parla con Cortana qui? Chi parla con Cortana? Uno, pochini. Uno, poco. Con Alexa? Con Alexa? Altre mani. Beh, se mettiamo insieme tutte queste mani, con OK Google? L'assistente di Google? Google è il più forte, direi. Beh, mettendo insieme tutti quanti, direi che uno su due di voi già parla con dei computer in linguaggio naturale. Il riconoscimento dei volti, delle facce. Ecco, anche questo è un settore che ha avuto un grande sviluppo. Ha avuto un grande sviluppo, però poi forse noi non ci siamo accorti. A me ha stupito molto vedere l'evoluzione del riconoscimento facciale in funzione molto del dispositivo. Il fatto che un dispositivo possa riconoscerci a livello facciale è un conto. Il fatto che un dispositivo possa riconoscere le espressioni e certi elementi del nostro viso o addirittura le emozioni, come quello che sta capitando adesso, è un altro. Terzo passaggio è che questa cosa sia disponibile qua dentro. La cosa che mi ha impressionato è stata un po' questa, che l'anno scorso sono andato in Svezia a fare una conferenza a un evento che si chiama Game Jam, cioè in una Game Jam che cos'è? Una specie di hackathon che può durare dai 2 giorni alla settimana o quello che è, e in cui si cerca di, rispetto a un tema, costruire qualcosa di innovativo. Nella nostra economia, io ho fatto la conferenza, poi a un certo punto incontro un team e decido di fermarmi perché la persona di questo team, che era un italiano anche lui, aveva un'idea particolare, e cioè di utilizzare delle librerie che sarebbero uscite in settembre per un certo tipo di telefonino, che in generale, che però nessun altro aveva. E abbiamo fatto un gioco molto, molto semplice ma abbastanza ingaggiante sul fatto che ci fossero dei dipinti di storia dell'arte, quindi dei dipinti dal Rinascimento in avanti, in cui il giocatore era chiamato a riprodurre l'espressione di un personaggio a caso di questi dipinti per riuscire a sconfiggere il dipinto. Ora, questa idea molto semplice ma basata molto sulle emozioni è una cosa che ha stupito tutti, nonostante fosse qualcosa di molto, molto banale. Ma ha stupito tutti perché era la prima volta che si vedeva un discorso del genere funzionare su un telefonino, e quindi renderlo alla portata di una meccanica di gioco che in verità poi ha tantissime altre, appunto, conseguenze nel mondo reale, a partire dal fatto che i filmati delle telecamere possono avere già un significato. Ma pensate tutto il discorso della realtà aumentata, cioè il fatto di riuscire a dare un significato
in tempo reale, non solo all'oggetto fermo, al monumento che viene quindi arricchito di tutto l'insieme di informazioni, ma anche all'emozione. Per capire un po' questa cosa c'è un c'è un bellissimo filmato di una coppia di tesisti israeliani dell'Università di Gerusalemme, che dura 7 minuti, che racconta proprio le potenzialità e i possibili rischi della realtà aumentata, ipotizzando che ci sia una specie di Google Glass però inserito nel cervello. E allora fa vedere l'appuntamento con una ragazza, lui ha questo dispositivo e autonomamente, cioè, decide di cambiare discorso in funzione di quello che gli sta dicendo non il suo cuore, ma quello che sta dicendo l'assistente di Google, che dice: guarda che a questa ragazza non stai piacendo perché hai introdotto il discorso del vino, lei il vino non lo beve, oppure lei è vegetariana, quindi tu le hai detto di prendere un hamburger, ok? Però anche qui è molto interessante vedere come la tecnologia, se non è legata alla relazione, se non è legata all'uomo, non fa nulla. E il problema è che in questo legame ci deve essere uno studio etico-morale affinché questo legame sia positivo. Un'altra forma di intelligenza artificiale a cui ricorriamo spesso è quella della traduzione automatica, che lascia ancora a desiderare molte volte, però ha fatto degli enormi progressi. Certo, non affiderei la traduzione di Proust a un algoritmo, sulle cose, diciamo, più quotidiane, sui testi tecnici, sulle voci di Wikipedia può funzionare abbastanza bene. Ecco, in questo campo quali progressi secondo te l'intelligenza artificiale potrà ancora portare? Ma sicuramente il progresso che io vedo necessario è proprio quello del campo semantico, cioè se su delle frasi o parole puntuali io ho una risposta tendenzialmente corretta, è proprio nell'ambito semantico che è molto più complicato da gestire, che queste risposte corrette non ci sono ancora, o comunque è necessario fare un tot di passi. Quindi al momento, ad esempio, leggere un ebook in lingua straniera ha senso, perché io facilmente, se mi trovo in difficoltà nel comprendere una parola, posso, o non me la ricordo semplicemente, perché sì, capita anche la questo. La consulti immediatamente. Non mi ricordo neanche il nome di un filmato che avevo visto, poi figuriamoci su un vocabolario. Questo è un problema puntuale che viene risolto, e viene risolto anche bene, nel senso ha una restituzione di risultato notevole. Il campo semantico è decisamente qualcosa di più complicato, ma cioè, allora già ai tempi in cui facevo l'università e affrontavamo queste cose, a maggior ragione con il cambio tecnologico di adesso ci sono delle potenzialità ancora più importanti. Una curiosità molto diffusa è stata suscitata dalle vetture a guida autonoma. Che futuro hanno? Ma allora, sicuramente il futuro sarà quello di avere certamente il discorso della guida autonoma, di riuscire magari forse a essere un pochettino più ordinati nel traffico. Il pensiero che mi è sempre rimasto come un punto interrogativo è quello che viene suscitato, c'era un gioco su internet che circolava sul fatto di dire: ok, succede una situazione durante il percorso di una macchina a guida autonoma di un certo tipo, una situazione anomala, un bambino che attraversa la strada, un ostacolo che si pone e vicino ci sono delle persone, come avrebbe ragionato il computer dal punto di vista, il computer di bordo dal punto di vista etico, per tutelare l'una, il guidatore, o le altre persone, magari le persone all'esterno, coinvolte. Quello per me sinceramente rimane un po' un mistero, perché si tratta di lavorare su una parte che non è ancora emulata dalla tecnologia. Tutta quella parte di fibre adrenalina descritta perfettamente da Roberto Cingolani. Ecco perché forse, certamente col progresso, magari si arriverà anche a questo tipo di passaggio.
ma al momento non, io lo vedo ancora difficile, ancora... certamente, però bisogna trovare una soluzione, perché comunque il mondo non è... si decide di fare come la metropolitana, in cui qualsiasi strada venga... insomma viene protetta. Sì, bisogna fare tutta la rete stradale in funzione della guida autonoma, della guida, allora i problemi sono risolti, ma è un po' costoso. È un po' costoso al momento. Farei l'ultima domanda uguale a quella che ho fatto a Roberto Cingolani, cioè che cosa ci dobbiamo aspettare con l'arrivo e la diffusione sempre più capillare dell'intelligenza artificiale dal punto di vista del mondo del lavoro, delle opportunità di lavoro? Ma esattamente... come può essere successo con l'arrivo di internet, l'arrivo della tecnologia andando indietro, ci saranno appunto lavori che secondo me non riusciamo neanche a immaginare. A parte un po' anche quello che è successo anche a me, io non pensavo di poter lavorare nel mondo dei videogiochi e poi si è arrivati a una richiesta di competenze tale che anche la mia competenza... appunto ha richiesto un impegno, un certo tipo di responsabilità. E quello che sarebbe interessante cercare di fare tutti insieme nell'aspettare queste evoluzioni che l'intelligenza artificiale ci darà è cercare di aprire il più possibile la mente, cioè cercare di non ricondurci sempre a quello stato di paura che crea l'ignoranza di una nuova cosa che si propone, che sia una tecnologia, che sia uno stile musicale, che magari non propone una paura, ma si dice automaticamente, ah ma no, questa cosa nuova non è bellissima, no? Perché non si è ancora riuscito a capire il messaggio che questa cosa vuole, questo nuovo genere musicale vuole dire. E questo è un passaggio difficile per molti, perché è un passaggio che presuppone un proprio cambiamento personale, legato molto alla conoscenza e a uno spirito critico acquisito. Due aspetti che sono un po' più difficili da declinare in un mondo adesso in cui una conoscenza effettiva o evanescente, per riprendere i discorsi di Roberto, sono a nostra disposizione, ma sembra che abbiano lo stesso peso. Non hanno lo stesso peso per voi e per noi, cioè persone che hanno acquisito un percorso di formazione, perché noi questo spirito critico dovremmo averlo già acquisito o comunque essere in una strada di acquisizione. È ovvio, costa fatica continuare a studiare, continuare a chiedersi il perché e il per come di una cosa funziona, di come funziona una cosa, ma alla fine è quello che ci dà gli strumenti, le armi di difesa per aiutare noi e aiutare gli altri e secondo me anche il mondo a direzionarsi in una, io lo dico in modo così un po' pesante, a direzionarsi per il bene. Avremmo esaurito abbondantemente il nostro tempo, non so se c'è, interrogo Daniela, Giuffrida, se c'è il tempo per una domanda almeno, ce la facciamo? Una domanda. Una domanda. Però facciamola subito così non ritardiamo ulteriormente. Molto bene, buongiorno. Buonasera. Volevo chiedere attualmente com'è la situazione dello sviluppo di videogiochi in Italia? Grazie. Allora, lo sviluppo dei videogiochi in Italia ha avuto un andamento, diciamo, un po' sinusoidale, nel senso che siamo partiti fortissimo alla fine degli anni 70, inizio anni 80, sembra incredibile, con una serie di aziende che ai più sono sconosciute. Una di queste, ad esempio, era la Zaccaria, che fece il primo gioco da bar che faceva una fotografia quando facevi un record. E quindi il tuo viso, in pixel, veniva riprodotto. Tecnologia allo stato dell'arte, fantastico. Il problema è che il mondo dei videogiochi, forse per un approccio culturale diverso, ma soprattutto per un discorso di legge, non è stato tutelato a sufficienza dal punto di vista dei diritti, quindi ci furono un po' piraterie, copie, eccetera, e quindi questa fase, gli anni 80 non furono molto, insomma,
produttivi, mentre gli altri paesi, Stati Uniti, Giappone, Inghilterra, videro la costruzione di una vera industria solida. Adesso, dopo varie vicissitudini che non vado qui a raccontare, a che punto siamo arrivati? Abbiamo due grosse aziende, che sono Milestone e Ubisoft, di matrice italiana, perché Milestone è completamente italiana, Ubisoft è francese, ma ha una grossa, ha una bella sede qua in Italia, e poi cominciano a nascere delle realtà che arrivano da investimenti fatti dall'estero. Cioè, finalmente l'estero sta riconoscendo in loco dei talenti e quindi sta crescendo con una velocità, diciamo, con passo d'uomo, ok? Non una velocità di crociera di una macchina, ma piano piano. Quindi, e non sta solo crescendo fortunatamente la parte del mercato come opportunità di lavoro, ma anche come formazione, perché appunto c'è bisogno di non avere le persone che vanno via, si formano e magari rimangono, ma se abbiamo una formazione con queste aziende che crescono, che cominciano a diventare di 100, di 200 dipendenti, quindi già una dimensione abbastanza interessante per la realtà industriale media italiana, allora si comincia... Ma quante persone lavorano in questo settore? A occhio, così. A occhio al momento saremo sulle... solo sulle aziende di sviluppo, anche distribuzione o... Tutto. È difficile da dire, sullo sviluppo andiamo sulle, in tutto saremo una 5, ci sono nella associazione di categoria registrate 130 aziende e saranno 2.000 persone, 3.000 persone. Il discorso è che adesso le persone vanno all'estero, e vanno all'estero perché? Perché la preparazione italiana ha comunque un certo tipo di qualità, e quindi c'è la richiesta. Ma la cosa interessante è che aziende, ma anche qui di Torino, stanno cominciando a crearsi un certo tipo di nome, a vincere dei premi e quindi a creare quel circolo virtuoso che dovrebbe permettere una crescita di un certo tipo. Anche la Francia ha avuto questo primo passaggio di partenza molto lento. I giochi francesi inizialmente, sinceramente, non è che fossero proprio il massimo della vita. In verità questo processo la Francia l'ha fatto negli anni Ottanta. Noi lo stiamo ricominciando per la terza volta adesso. Ma forse potrebbe essere la volta buona, perché lo sarà. È la prima volta che, insomma, c'è un interessamento anche dall'estero nel fare le cose. Grazie a Marco Mazzaglia.